Allora ragazze, sono tornata con un nuovo video di diciamo spacchettamento, se così lo vogliamo chiamare, perché questa volta ho ordinato su un sito che è Pink Panda, ecco quello che resta dell'adesivo di chiusura dello scatolo, che è un sito di trucchi che ho trovato casualmente girando su internet, quindi ho deciso di provare ad acquistare visto che i prodotti mi sembravano davvero molto molto interessanti. Quindi vi faccio vedere. Allora, questo, io già ho aperto il pacco, ho già smicciato, anche se non ho avuto modo di osservare per bene tutti i prodotti perché sono stata un po' indaffarata. Comunque, questa è la Mystery Bag che loro mandano in omaggio su ogni ordine, credo. E dopo vi faccio vedere cosa mi hanno mandato. E questo, quello che resta dell'impacchettamento dei prodotti, vengono tutti imballati nel pluriball, nella plastica, quindi assolutamente ben protetti per il trasporto. Questi qui sono tutti i prodottini. Allora, ho acquistato, va bene, queste che sono delle ciglia finte. Voglio provare a metterle un po' più a fuoco. Si vede un pochino meglio. E sono queste nere semplici, non le ho mai applicate, quindi dovrò provare e vedrò un po' come mi trovo, se non farò disastri. E insieme alle ciglia ho preso quindi anche la colla, sempre della stessa marca, che è la Ardell, se non sbaglio è un marchio americano, credo, perché c'era scritto tipo Los Angeles. Comunque la colla trasparente e le ciglia. Poi, allora, e ho preso questa che è praticamente un fondotinta in polvere, mi sa che è. Sotto c'ha la spugnettina, forse, sì, compatto comunque. E lo devo provare, non lo so, vediamo, sembra interessante. Ancora non l'ho aperto, c'è lo scotch. Ah, forse riesco ad aprirlo pure. Wow, no, ho scherzato, più che aprirlo lo stavo per rompere, quindi no, ve lo faccio vedere magari nelle foto poi. E questo che è sempre della Revolution ed è un illuminante, vedete, in una tonalità graduata, va dal chiaro al più rosato pesca. Questo mi sembra veramente molto bello, ecco qua, forse così si vede di più. Vediamo se riesco a... Vabbè, la messa a fuoco non è il mio forte. Comunque questo qui è l'illuminante, che mi sembra interessante. Poi, vabbè, queste sono le due palette più belle in assoluto, ve le faccio vedere dopo. Ho preso questo prodotto qui della Freedom, Air Brown Pomade, comunque sarebbe un gel per le sopracciglia, per delineare e definire le sopracciglia. L'ho preso nella tonalità granite. Ok, faccio vedere aperto se riesco, naturalmente. Ma come fanno una mano tutte le altre? Ok, questo lo sviterò, sì, eccolo qui. È un nero grigio, un po', cioè un colore particolare, lo dovevo provare perché le sopracciglia sono abbastanza scure, quindi potrebbe andare bene. L'applicatore non ci è uscito, io l'ho preso senza applicatore, c'era anche quello lì con l'applicatore, perché già ne ho uno della Wicon, quindi Wicon,
e quindi proverò ad applicarlo con quello, un pennellino sottile con poi anche lo spazzolino per le sopracciglia. Poi, e allora, ci sono queste, questa, le palette. Ho comprato tutti questi prodotti con il Black Friday, quindi ho pagato tutto in saldo, e tipo queste, se non mi sbaglio, sono venute 4,90 euro l'una. E queste sono quasi tutte matte, opache, sono molto belle, non so se vendono, sempre della Makeup Revolution. E invece questa contiene anche dei colori shimmer. Ora, apriti. Oh no, c'è lo scotch, l'altro l'avevo tolto. Va bene, ok, ce l'ho fatta. Stavo per rompere anche questa, ragazzi, è un guaio. Eccole qua. Questa è la seconda palette, sempre a 4,99 euro. Poi ho preso questa palettina qui, che è una palettina per il contouring, sempre della Revolution, che contiene un colore chiaro, un colore scuro, sempre in crema, sono fondamente in crema, e poi questo qui dovrebbe essere, secondo me, semplicemente un illuminante, spero sia trasparente, non bianco come sembra. Vabbè, non riesco ad aprirlo. Vabbè, quelli là sono i colori. Adesso vi faccio vedere le due palette più belle in assoluto. Aspettate che le devo aprire. Allora, questa, che è il, penso forse il prodotto più venduto della Makeup Revolution, non so, la palette più venduta in assoluto. Guardate quanto è bella già il package. E vado ad aprirla. Ta-da! Voglio provare a non farvi vedere il riflesso della luce. Guardate che belli i colori. Poi ha questo specchio bellissimo. Ecco, mi vedrete in pigiama. Comunque questo specchio grandissimo e bellissimo. In più ha anche questo pennellino, che è comodo comunque quando una vuole portarla con sé, truccarsi in viaggio e cose del genere. Questa è bellissima. Chiudo. Già ve le ho fatte vedere. Ok, procedo con l'ultima palette, tolgo anche le cartacce, che è questa Flawless Matte, sempre della Revolution, Makeup Revolution London, sempre ombretti, sempre palette. E allora, il package rispetto all'altro già è diverso, perché è nero con la scritta dorata, molto bello pure questo, però l'altra è molto più bella. E in questa qui invece è tutta matte, cioè è tutta opaca. Ecco qua, anche questa ha lo specchio, ci si è incollata i nomi dei colori, anche questa ha lo specchio e contiene tutti questi colori del nudi, diciamo. Proviamo a mettere fuoco, eccola qui, molto bella pure questa. La differenza, appunto, sono tutti quanti opachi, quindi, e non ha il pennello. Allora, questa, ora vi dico pure un po' i prezzi di quanto le ho pagate io, però considerate le ho pagate con il Black Friday. Questa, se non sbaglio, è 6,99 euro.
che sarebbe lo scatolo questo. Poi questa 9,99 scontata col Black Friday, 2,99 se non mi sbaglio, sì. Oddio, le ciglia non mi ricordo, no, aspettate, avevo la ricevo, le ricevute con tutti i prezzi sopra, però non so dove l'ho messo, vabbè, non mi ricordo. Comunque, questo sempre sui 2,99. Le palette, già ve l'ho detto prima, queste qui le ho pagate 4,99 l'una, mentre il prodotto per le sopracciglia l'ho pagato forse 6,99 euro, se non sbaglio, non ne sono sicura. Le sopracciglia, sì, certo, le sopracciglia finte, sì, le ciglia finte, le ho pagate 3,59 euro. La colla mi sembra 4,99, che memoria ragazzi. Mentre l'ultimo prodotto, che è questo, non mi ricordo proprio, non mi ricordo neanche di averlo ordinato io, ma sicuramente l'ho ordinato io, però non mi ricordo quanto l'ho pagato, forse sui 3-4 euro, credo, non ne sono sicura. E questi sono comunque tutti i prodotti che ho acquistato io. Adesso spostiamo un attimino lo scatolo e vi faccio vedere invece la mystery bag, che è molto carina. C'è un lama, non, no, drama lama pink panda. Vediamo allora, sulla mystery bag sono rimasta un po' perplessa, perché c'era scritto sull'ordine che era del valore di 25 euro, mi sembra, 90, ma a me sembra valga di meno, poiché mi è uscito, vabbè, una limetta, credo sia 1 euro 2 euro, non lo so. Queste maschere che scontate stavano 25 centesimi, mentre prezzo pieno credo siano 80 centesimi, 1 euro, non lo so. Queste che sono delle, non lo so cosa sono, un attimo, c'è scritto candles, candele, saponette, vegan wax, sono candele, wax dovrebbe essere sapone, quindi saponette, sono un po' confusa, non lo so, non sono candele perché non hanno il piripicchio, però profumano tantissimissimo, lasciano un odore di lavanda buonissimo, infatti quando ho aperto il pacco si sentiva solo l'odore di queste. E poi mi hanno mandato un'altra paletta molto molto bella, che è questa qui, che se non mi sbaglio stava in saldata pure questa sui 4 euro, boh, comunque non penso di che. C'è anche il pennellino, certo, pennellino diciamo per gli ombretti, questa è bellissima pure questa, i colori. E in ogni caso questi sono i prodotti che sono usciti quindi come omaggio, quindi mo a prescindere se la pale, cioè se la lama bag è da 25, da 17, da 16, non lo so, però comunque ragazzi, cioè come omaggio tutte queste cose, in genere quando ordino i prodotti per le unghie mi arriva, se no la limetta oppure lo smaltino, l'olietto, cioè proprio è tanto, quindi una palette in più e tutte queste altre cose, insomma, sono più che contenta. Quindi per il momento vi consiglio di ordinare dal sito, di provare i prodotti. Per quanto riguarda le spedizioni, se vi interessa, sono gratuite sui 50 euro di spesa, da 50 euro in poi. Io ho ordinato venerdì sera tardi, quindi diciamo sabato, e mi è arrivato il pacco ieri, che era mercoledì, è stato spedito martedì e mercoledì è arrivato, quindi fondamentalmente ci mette dai 3 ai 5 giorni ad arrivare con GLS. Se avete domande fate pure nei commenti, se invece avete già provato questi prodotti lasciatemi dei consigli, se avete provato qualcosa che vi è piaciuto fatemelo sapere, o che non vi è piaciuto così magari non lo compro. Penso che ordinerò ancora e voglio provare a prendere un correttore che ho visto tantissimo nei video delle altre ragazze, mi dicono che sia ottimo, e anche qualche fondotinta e qualche primer che ho dimenticato di acquistare. Quindi vi lascio,
vi mando un saluto al prossimo video con questo lama dolcissimo e vi mando un bacio.